Martedì 15 dicembre, direttamente dal Circolo Stella Azzurra, dodicesimo impegno di campionato Serie A Girone Roma. Si affronteranno Roma Calcio A8 GSA contro Goldbet Calcio A8. I giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo, una partita che si preannuncia davvero interessante con il Goldbet Calcio A8, quarto in classifica, che ha la possibilità di portarsi in terza posizione, 22 le lunghezze in campionato, classifica diversa invece per la formazione giallorossa, ferma 17 punti, settima la posizione occupata in classifica. Goldbet che molto probabilmente attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Tutto pronto per il calcio d'inizio, si inizia con un tentativo di conclusione da parte dell'attaccante del Goldbet, ancora il possesso palla tra i piedi del numero 10 Galassi, che preferisce dare un po' di spazio alla propria manovra, che adesso si sposta sul versante di destra. Arriva anche un fallo segnalato dal direttore di gara. Galassi e Pantaleoni sul punto di battuta, il direttore di gara fa rispettare anche la distanza. Si tratta di Simone Feola e di Lorenzo Ciccolini a comporre il tandem di barriera. Parte con il numero 10, una conclusione che però non va ad impensierire l'estremo difensore, maglia numero 1, Marco Caterini. Ci sarà il primo calcio d'angolo del match, che sarà battuto dalla formazione blu cerchiata. Arriva a questo traversone in mezzo, svetta di testa il giocatore in maglia numero 20. Si trattava di Andrea De Marco. Ora la Roma Calcio 8 che va con il proprio capitano, pallone in mezzo al campo. C'è lo spazio per andare alla conclusione, subito un tiro che va ad impensierire il portiere Caperchi. Intanto un pallone che poteva diventare pericoloso, disinnescato però dalla difesa del Goldbet, che ora prova a mettere ordine, si sposta sul versante di sinistra, fallo laterale per l'attacco della Roma Calciotto, pallone perso immediatamente e si può avviare il contropiede del Goldbet. Ancora un intervento in fallo laterale segnalato giustamente dal direttore di gara, rimessa in gioco avvenuta immediatamente da parte della formazione ospite. Pallone rilanciato in profondità, poi c'è il colpo di testa in mezzo al campo. Galassi è andato a spazzare lungo questo pallone. Si può quindi ricominciare con la manovra direttamente dalla difesa, uno dei centrocampisti. Poi il numero 3, Oliva, smista il pallone dalla parte opposta. Si ripassa nuovamente dalle parti del capitano, che prova ad innescare la manovra del proprio attaccante.
Ancora un calcio d'angolo che verrà battuto in questo momento. Attenzione alla conclusione, stoppato però dalla difesa della Roma Calciotto, ma possesso palla ancora per il gol. Attenzione a questa conclusione controllata da Marco Caterini. C'è spazio sul binario di destra, può arrivare questo traversone, stoppato però prontamente dalla difesa avversaria. Arriva però anche il fischio da parte del direttore di gara, ci sarà una rimessa con le mani per la formazione in maglia giallorossa. Può ripartire il Golbet, c'è spazio forse per andare ad innescare questo contropiede, fa tutto da solo benissimo il numero 22, poi arriva il traversone dalla parte opposta, prova il destro. De Marco, senza alcun timore, ha provato ad impattare direttamente al volo con il destro. La risposta della Roma Calciotto costringe agli straordinari il portiere avversario. C'è spazio sulla destra per De Marco, che riceve e poi perde immediatamente la sfera, può giocare però di una rimessa laterale. È proprio l'esterno in casacca numero 20 a servire il compagno, ingabbiato da quattro avversari. Oliva era andato con il destro a cercare il compagno, una prima fase un po' confusa del match, tanti batti e ribatti. Galassi prova dalla distanza intanto e in due tempi, anzi è costretto a distendersi, e poi fortunatamente c'è anche il suo compagno di reparto. Riceve il numero 9. Buono il lavoro di Feola in fase di attacco, lo stesso Feola che vede però sfuggire questo pallone dalla sua zona di competenza, può ripartire quindi il Golbet, ricordiamo che attualmente occupa la quarta posizione della classifica del girone Roma di Serie A Lega Calcio A8, un'ottima opportunità per riconquistare il terzo scalino di questa graduatoria, terzo gradito occupato attualmente da Checco dello Scapicollo, fermo a 23 punti, solamente una lunghezza più indietro il Golbet, quindi l'opportunità di scavalcare i diretti avversari. Intanto dalla distanza ci ha provato il terzino. Pantaleoni passa per il capitano Sterbini Mirko, pallone che finisce sul versante di sinistra, può ricevere con il mancino Alessio Angele, non ha inquadrato lo specchio della porta per un soffio. Partita che stenta a decollare, anche se si intravede un pizzico di vivacità da ambo i lati. Ora il Golbet chiama il triangolo, poi la conclusione tutta con il mancino. Si trattava di Andrea Tubani. Andare il capitano per il numero 3 Alessio Oliva, cerca lo scambio con il numero 10, pallone che finisce sul versante d'attacco lato di destra, pallone messo in mezzo e c'è un colpo di tacco con tanto di gol,
Simone Feola porta in vantaggio la Roma Calcio a 8 quando siamo giunti intorno al decimo minuto di gioco. Buona amici, sto io a portate bene. Vediamo se ci sarà la reazione del Golbet. Ancora una palla riconquistata in mezzo al campo da un buon Cicchella, Luca Cicchella. Sta facendo lavoro sporco in mezzo al campo efficace fino a questo momento. Ora l'autore del gol. Cerca ordine il Golbet, costretto a ricominciare. Si passa dal numero 7. Pallone smistato sul versante di sinistra. Pantaleoni, poi una conclusione ancora una volta del numero 7, Andrea Tubani. Rimessa con le mani, Tubani. Sulla sinistra riceve ancora il giocatore maglia numero 7, attenzione al suo sinistro, lo carica, arriva, non inquadra però lo specchio della porta, si dispera ancora a terra perché l'occasione era davvero ghiotta. Andrea Tubani davvero molto vivace, è lui l'uomo più pericoloso della formazione in maglia blu cerchiata fino a questo momento, costretta a subire. È costretta soprattutto a recuperare il gol di vantaggio che al momento vede avanti la Roma Calcio a 8. Pallone ancora una volta recuperato dal centrocampo giallorosso. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, fallo. Si ripartirà dal cerchio di centrocampo. Era Garofolo a rimettere in gioco questo pallone che adesso passa dalle parti del capitano, ci prova dalla distanza, chiede un po' troppo al suo mancino. Quinquino, Simone Quinquino, il capitano. Ci sarà calcio d'angolo per i padroni di casa. Parte questo raso terra, pallone strozzato. E poi ripartire la manovra del Golbet. Due giocatori sul numero 20. Andrea De Marco. Pantaleone e Alessio Angele sul punto di battuta, una doppia possibilità di andare a concludere oppure di mettere in mezzo questo pallone. Vediamo chi sarà il numero 22, Alessio Angele, traiettoria che finisce direttamente alta sopra la traversa con tanto di tocco della difesa avversaria, calcio d'angolo battuto immediatamente, sbaglia il tocco. Il numero 5 che poi riesce a recuperare un pallone davvero molto interessante, attenzione a questa occasione per il Golbet, può arrivare la conclusione, c'è il gol del pari quando siamo giunti intorno al quarto d'ora di gioco, la festa del Golbet che riesce a riacciuffare il match e a riportarlo sul parziale di 1-1. Direttamente alla conclusione dal punto di battuta.
Andrea Tubani, autore del gol dell'1-1. Avevamo detto in avvio di telecronaca che era lui l'uomo più pericoloso del Golbet fino a questo momento. Ha confermato la nostra ipotesi andando a concludere e a battere il portiere avversario. Ora il Golbet trova un po' di fiducia e prova a portare avanti una manovra interessante sulla sinistra. Arriva però il fallo segnalato giustamente dal direttore di gara. Siamo sul versante di sinistra in zona d'attacco per la formazione in maglia blu. Ancora doppia possibilità per andare a concludere. Parte con il destro la ribattuta della difesa della Roma Calcio 8. Nessun pericolo per l'estremo difensore, che può osservare la traiettoria, sfilare direttamente in fallo laterale. Possesso però ancora una volta per il Golbet, con l'autore del gol del pari. Ancora un fallo segnalato dall'arbitro. Pallone che finisce dalle parti del capitano Quinquino, ancora Quinquino con il mancino in profondità. Si tratta del numero 4 Ciccolini. Adesso una conclusione e ci prova dalla distanza Giuseppe Chianese. Nessun pericolo per la difesa del Golbet, che ora può gestire il possesso palla. Pallone messo in mezzo, attenzione, controlla il numero 22. Cercano un fallo, chiedono anzi l'intervento del direttore di gara, che lascia però scorrere su questo atterramento in area di rigore. Si accendono anche gli animi tra le due formazioni, con il numero 22 che rimane ancora a terra. Alessio Angele, agganciato e arpionato in area di rigore dal capitano Simone Quinquino. Arrivano le proteste con il direttore di gara, che ha lasciato scorrere, quindi nessun intervento. Si ripartirà con una rimessa laterale. Quinquino riparte la manovra del Roma Calcio. Attenzione a questo colpo di testa efficace, ed è doppietta di Simone Feula, che va a festeggiare con i propri compagni a sorpresa dopo questo calcio di rigore recriminato dalla Golbet. Arriva il 2-1, il sorpasso del Roma Calcio a 8. Costretto il Golbet alla rimonta, ci prova immediatamente con una conclusione che non va ad impensierire il portiere avversario. Riceve il numero 3, pallone messo in mezzo, e attenzione ancora la 9 che reclama un tocco di mano in mezzo all'area. Un episodio anche nell'area della Golbet. Ancora una volta protagonista l'attaccante in maglia numero 9, Simone Feula,
autore di una doppietta fino a questo momento, è lui la persona giusta che può scardinare, che ha capito come scardinare la difesa avversaria. Intanto un calcio piazzato per il Golbet, e come al solito due uomini sul punto di battuta. Alessio Angele che sistema la sfera per la conclusione diretta a rete, vediamo se sarà efficace oppure no. Uno sguardo al portiere, parte Angelo con il destro, opziona per un raso terra, non riesce però a beffare la difesa avversaria. Ingaggia il duello personale con Feola, poi spazio per il numero 20 che mette in mezzo un pallone interessante, manca l'appuntamento con la sfera. Garofolo, pallone davvero interessante per il Golbet che ricordiamo è chiamato a recuperare almeno una gol per acciuffare un pari. La sponda di Feola in scivolata libera la difesa del Golbet. Duello tra due avversari di Andrea Seferi, che va a conquistarsi anche un ottimo calcio d'angolo, Klaus Seferi. Calci d'angolo che diventano due consecutivi. Arriva il tiro dalla bandierina nella zona di nessuno. Facile conquistare palla per il numero 20 che prova a fare tutto da solo e poi incespica sul pallone. Incursione di Andrea De Marco. Siamo ad una manciata di minuti dal termine della prima frazione di gioco, ricordiamo il risultato per il momento inchiodato sul 2-1 a favore della Roma Calcio 8, ma attenzione alla Golbet ancora con il numero 7 che prova per fare il portiere, attentissimo in questa occasione, da segnalare però l'ottima verve del numero 7 Andrea Tubani, che ricordiamo era riuscito ad acciuffare il gol del pareggio. Ma arriva anche il primo time out di questo match. Buono il triangolo con il numero 10 che ingaggia un duello con l'autore di una doppietta per la Roma Calcio 8, poi Feola fa tutto da solo, ci prova anche con il destro. Il pallone però non arriva dalle parti del portiere, poi con il destro ancora una volta dalla distanza laterale del Golbet che sta facendo di tutto per riacciuffare questo match. Dialogo in zona mediana del campo, chiama palla dalla parte opposta in zona d'attacco il numero 20, riceve però il numero 5 che ancora una volta ci prova dalla distanza, c'è un colpo di testa a liberare, ci sarà calcio d'angolo per gli ospiti, battuto immediatamente, attenzione a questo super intervento del portiere. Una parata straordinaria da parte del difensore della Roma Calcio 8 che salva il risultato. Manovra che ricomincia direttamente dalla difesa. Pallone sporcato, non c'è nessuno dei giocatori in maglia rossa.
monologo della Colbert in questo momento, sicuramente più motivazione in campo visto lo svantaggio per 2-1 in favore della Roma Calciotto. Poi ancora una conclusione dalla distanza, ci prova con il destro la finta e poi Feola si distende. Caterini, può andare il capitano Quinquino direttamente in profondità, capisce tutto il numero 5 Pantaleoni, che poi commette un errore, perde il possesso, fallo segnalato dal direttore di gara. Ricomincia il Golbet, la manovra per vie centrali, ancora per Feola che smarca tutti quanti e va a metterla alle spalle questa volta di Caterini. Di nuovo in parità il match quando siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. La firma del 2-2 del 2-2 è del giocatore maglia numero 7, lo ricordiamo, Andrea Tubani. E arriva il duplice fischio, quindi squadre che vanno all'intervallo per il secondo tempo che si preannuncia davvero molto vivace visto quanto fatto durante la prima frazione di gioco, 2-2 fino a questo momento. Direttamente alla conclusione sul punto di battuta a sancire l'inizio di questo secondo tempo, come al solito il numero 10 ci ha provato direttamente dal calcio d'inizio, ha guadagnato un calcio d'angolo battuto malissimo dal suo compagno, poi il pallone in profondità recupera il numero 3 Oliva, pallone riconquistato dal centrocampo del Golbet, riceve Galassi, chiede il triangolo, sbaglia tutto Galassi, poi forse commette un piccolo fallo che non viene visto però dal direttore di gara. Manovra che si sposta sull'out di destra, pallone in profondità allontanato da Quinquino. Si ricomincia. Da Caperchi, poi pallone che viene portato avanti dalla laterale, poi cerca il compagno Galassi, è lui il metronomo di centrocampo, ancora una volta per l'autore del 2-2, allarga sulla destra Andrea Tubani, davvero molto vivace, ha riacciuffato il match in due occasioni. Attenzione a questa zampata vincente, gol di Rapina che porta in vantaggio definitivamente il Golbet sugli sviluppi di un calcio inattivo. 3-2 per la formazione ospite, quasi a sorpresa. La firma sul gol del 3-2 di Marco Garofalo in maglia numero 3, il più lesto di tutti a sfruttare una disattenzione difensiva da parte della Roma Calcio a 8. Match che diventa davvero molto vivace. Pallone scodellato in mezzo, c'è il tocco in mezzo, parabola che finisce direttamente in out, sarà rimessa con le mani per il portiere del Golbet. Adesso pallone che finisce dalle parti di appunto Garofalo, si prende anche qualche rischio il Golbet. Garofalo
si porta in una zona interessante, ma la Roma calcio 8 con il suo bomber prova a mettere ordine in mezzo al campo. Fallo laterale. Ancora Garofalo. Buono in mezzo a due giocatori. Poi prova a piazzarla. Si distende il portiere, ma ottima questa manovra portata avanti da Daniele Pantaleoni. Ancora un'occasione, pallone messo dentro, può andare alla conclusione numero 10, che finta il destro, anche il sinistro, poi in doppia conclusione. Pantaleoni. Con calma Galassi per il capitano Sterpini. Pallone riconquistato, ma c'è un fischio. Sarà palla contesa. Si ricomincia ancora da Pantaleoni. Uno sguardo in profondità. Buono il triangolo. C'è un uomo libero sulla sinistra e arriva facilmente il tap-in di Marco Garofalo. Si tratta di doppietta anche per il numero 3. E cambia totalmente il match qui al circolo Stella Azzurra con il Golbet, che prima ha dovuto recuperare due gol e poi ne ha segnati altri due, e al momento si sta imponendo per 4-2 a danno della Roma calcio 8. Eccolo l'autore del 4-2 che subisce fallo. Commesso da Mirko Sestili. C'è spazio sul versante di destra, uno sguardo alla porta e una conclusione che non finisce di molto fuori dallo specchio. Si passa dalle parti di Chianese, poi il numero 10 allarga sulla sinistra. Campanile direttamente dalla parte opposta, ancora una volta per il numero 5, un errore in mezzo al campo. Di tacco Sestili, che riceve ancora il pallone, poi allarga sul compagno di reparto numero 11, che prova direttamente nella zona mediana del campo, Quinquino Simone. Cicchiella, poi il controllo di Chianese, che chiama anche la spinta dell'avversario.
non è dello stesso avviso il direttore di gara, che va a concedere un calcio d'angolo per il Golbet. Giallo mostrato in faccia a Giuseppe Chianese. Ecco il tiro dalla bandierina, prova il controllo, c'è un errore che va a vantaggio della Roma Calcio 8, ma ancora l'opportunità di andare alla conclusione. Pallone troppo largo, fallo laterale. Attenzione a questa manovra, tutto da solo. Pallone messo in mezzo, ancora Feola ad arpionare la sfera, poi subisce un fallo. Arriva il fischio e ci sarà calcio di punizione al limite dell'area di rigore a lato corto. Viene chiamato lo schema, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, non incontra però piedi avversari, poi dalla distanza Quinquino. Time out chiamato dalla panchina in questa seconda frazione di gioco, con il risultato fermo sul 4-2 per il Golbet. Caperchi con le mani direttamente per il centravanti, subentrato nel maglia 8 Stefano De Marco. Attenzione alla rincorsa di Pantaleone direttamente sulla barriera, ancora il giocatore in maglia numero 5 che poi elegantemente allarga sulla destra dove c'è il numero 20 Andrea De Marco che sbaglia e quindi può ripartire la manovra del Roma calcio a 8. Pallone allargato sulla sinistra con un traversone che poi trova direttamente la parte alta della rete. Sopra la testa di Manuel Opara, Pantaleone in profondità, pallone arpionato in maniera quasi perfetta da Ciccolini, non aggancia Feola. Sì.
Il rilancio di Opara. C'è un errore che non costa caro alla Golbeth. Mancano poco più di 10 minuti di gioco al termine di questo match, con la Roma a calcio 8 che deve recuperare due gol. Però è riconsegnato al portiere Opara, che poi va in profondità. Buono questa possibilità, sfumata però da Andrea De Marco. Garofolo. Buono il triangolo, poi Tubani. Pallone in profondità. Sarà calcio d'angolo per la Roma, calcio 8 con Garofalo che chiama il pallone. Buono lo stop, poi allarga sulla destra dove può andare alla conclusione Tiziano Galassi, che si prende la briga anche di battere questo calcio d'angolo. Si ricomincia direttamente dalla difesa con una rasoiata, attenzione, di Klaus Seferi. Poi di testa Garofolo. Oliva sbaglia il controllo. Può andare con il destro, poi allarga il pallone, c'è un tocco da parte della difesa della Roma calcio 8 che poteva beffare Marco Caterini. Riparte la manovra dei padroni di casa con un errore commesso da Mirko Sestili. Galassi. Serie di finte, doppio passo. C'è spazio per Alessio Oliva. Chiama l'avversario al compagno. Tra due giocatori, buono il disimpegno.
c'è l'opportunità di andare al traversone, lo scarico in dietro, poi il pallone che sfila addirittura in fallo laterale. Voleva problemi e quindi è andato al rilancio lungo che poi diventa un ottimo pallone da raccogliere per Pantaleoni, che va a subire anche un fallo e quindi sarà calcio di punizione per il Golbet. Arriva la conclusione con il mancino direttamente sulla barriera, poi arriva anche il tocco ad allontanare. Feola. Ciccolini per il compagno di squadra che con una buona giocata va a liberare il compagno. Attenzione, c'è forse una trattenuta non segnalata, arriva anche la conclusione di Ciccolini, sarà calcio d'angolo battuto immediatamente, c'è un dribbling, sarà nuovamente calcio dalla bandierina. Protegge bene il pallone De Marco, che poi è costretto a ricominciare da Marco Garofolo. Attenzione a questa azione di Garofolo, troppo lungo per Simone Feola che non riesce a controllare il pallone. Ringrazia comunque l'iniziativa dell'avversario. Può andare il capitano del Golbet. C'è un tocco, nessun intervento del direttore di gara. Arpiona questo pallone in presa bassa Manuel Opara, che può ricominciare direttamente sul versante di sinistra con una buona azione portata avanti dal numero 5 che prova ad innescare il compagno di squadra. Arriva il traversone basso, pallone ancora allargato sulla destra, una serie di doppi passi, scarico nei confronti del numero 5 Pantaleoni che prova una conclusione che finisce alta sopra la traversa. Roma a calcio a 8 che ricomincia subito la manovra, consapevole del fatto che il tempo a disposizione è agli sgoccioli, manca davvero poco per recuperare questo match. Poi un calcio di punizione battuto immediatamente. E c'è l'autore della doppietta, Simone Feola, che è un po' innervosito da questa decisione del direttore di gara, si allontana addirittura dal punto di battuta e lascia l'incombenza di rimettere in gioco il pallone al compagno di squadra. Si tratta del numero 3 Alessio Oliva, che potrà andare direttamente con le mani a cercare l'assist per un compagno in area di rigore. Arriva il colpo di testa, arriva però prima il fischio del direttore di gara. Lancio in profondità nella zona di nessuno, quindi può ripartire a Roma a calcio a 8 con questo pallone scodellato, controlla la traiettoria Manuel Opara, nulla di fatto, azione che sfuma e pallone che verrà rimesso in gioco dalla difesa del Golbet, largamente in vantaggio quando siamo davvero agli sgoccioli di questo match, un match che
è partito con una buona verve agonistica da parte della formazione in maglia giallorossa che si è fatta però recuperare due gol per poi subirne altre due. Adesso costretta a tentare un recupero quasi impossibile. Lancio in profondità, sbaglia tutto e quindi può recuperare Cicchella. Ancora un fallo segnalato dal direttore di gara. Cicchella, arriva il fischio del direttore di gara, parte con il destro il numero 4 Ciccolini, quando il direttore di gara segnala 2 minuti di recupero. Per riaccendere le speranze da parte della Roma Calcio 8 di riacciuffare un match che stava conducendo durante la prima frazione di gioco, si è fatta recuperare però 2 volte. Ora il numero 7 Tubani che va ad innescare un'azione che si sviluppa sul versante di destra. Nulla di fatto, può ripartire la difesa della Roma Calcio a 8, c'è spazio sulla sinistra con il pallone che viene chiamato da Feula, troppo lungo però anche per il bomber Simone Feola. Feola, in mezzo a 3 avversari, è costretto a cercare spazio. Buono il disimpegno sulla sinistra, uno contro uno. Alla fine il pallone sfila al di là della linea di fondo e ci sarà calcio d'angolo che viene battuto immediatamente, un po' in maniera affrettata probabilmente perché il Golbet riesce a recuperare il pallone e a portarsi a casa 3 punti importantissimi. Si allunga quindi la striscia positiva per la formazione blu cerchiata. È il quinto risultato utile dopo lo 0-0 della scorsa giornata contro Checco dello Scapicollo. Arriva un 4-2 ai danni della Roma Calcio 8 con il Golbet che in questo modo riesce a riprendere a riprendersi il terzo posto in classifica e a scavalcare proprio Checco dello Scapicollo. Finisce 4-2.